considerata appunto l'imminenza del fatto, di ulteriormente argomentare nella prossima seduta. Per quanto riguarda invece la discussione, all'articolo 50, comma 6 del regolamento sul funzionamento del Consiglio, c'è scritto testualmente: ogni intervento dei consiglieri deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Quindi, non trattandosi di una proposta messa in discussione o di un argomento posto all'ordine del giorno, io mi limiterei alla stretta legalità, che è quella che prevede la comunicazione del sindaco e anche nell'interesse della parità di trattamento dei consiglieri in futuro, eviterei interventi sulle comunicazioni. Grazie, segretario. Posso parlare? Prego. Allora, segretario, lei ha richiamato un articolo del testo unico degli enti locali e ha detto che il sindaco deve dare motivazione della revoca dell'assessore, articolo 46 del testo unico degli enti locali. Poi dopo ha richiamato il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ancorché pienamente operante e valido, non ha assolutamente disciplinato questa considerazione e questa valutazione. Quindi questo che tra virgolette potrebbe essere il quid novi di questa seduta odierna si è verificato. Il sindaco ha fatto la comunicazione. Io la prima cosa innanzitutto che chiederò è quella di dare motivata comunicazione. Mi deve dire perché ha revocato la delega all'assessore. Ne ho diritto ai sensi del TUEL e lo dovrà dire. Alla sua dichiarazione non vedo perché lei non mi vuol dare la parola, atteso che è interesse del Consiglio Comunale conoscere le motivazioni e sulle stesse praticamente esprimere una propria valutazione. Il sindaco potrebbe ripensarci sulle mie valutazioni. Questo lei lo sta impedendo in questo momento, richiamando solo e soltanto un regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che questa valutazione non ha mai preso in considerazione, perché non ha mai disciplinato. Se avesse detto esplicitamente, Ci sono ai gli sensi e per gli effetti dell'articolo 46, altri strumenti. stop, finisce là la comunicazione, il regolamento l'avrebbe preso in considerazione anche in malo modo, un po' torto collo, io l'avrei accettato. Invece no, questo aspetto, il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, non l'ha preso. Se io stamattina arrivavo qua e dicevo: voglio fare una comunicazione, il Presidente giustamente diceva: no, se non sono fatti personali, comunicazione non ne puoi fare. Io sto facendo comunicazione di interesse di questo consesso ai sensi di un articolo ben più valente del regolamento di funzionamento, cioè quello del testo unico, l'articolo 46. Io ritengo di avere diritto alla parola. Ha tutti gli strumenti per chiedere quello che vuole al sindaco, ma non è necessario farlo in questo contesto. Questo è il punto, con interrogazioni, richieste, interpellanze, proposte. Segretario, mi sa dire perché l'articolo 46 del TUEL invece dà l'immediatezza e E l'obbligo al perciò sindaco di fare una dichiarazione del genere? lui lo deve comunicare al Consiglio, il Consiglio lo acquisisce e poi Ma che dopo. acquisisce? Ma che siamo muti qua che si acquisisce? Assolutamente, di acquisirsi si discute, perché il sindaco fa le sue valutazioni. Ma non è assolutamente detto che il Consiglio acquisisce presa d'atto, altrimenti il TUEL l'avrebbe detto. Comunicazione Ma il TUEL unilaterale, l'avrebbe detto, ne dà comunicazione comunicazione ai consiglieri. senso letterale della E parola, ce lo dava la comunicazione. senso letterale della parola, comunicazione da un segno di Allora, unilaterale in può essere parole, conseguito. perfetto, non voglio disturbarla nel No, suo guarda, lavoro, sono. assolutamente. Allora, in parole povere, non mi date la parola. In parole Presidente. povere, in questo momento voi non mi date la parola. Allora, perché non è Perché consentito non è dal consentito? regolamento? Io ritengo invece che sia consentito e che la parola potete dare. Quindi Io in senso purtroppo applico il praticamente. regolamento e vado avanti soltanto sulla comunicazione del sindaco. Sindaco, e allora sono Io d'accordo che posso il sindaco deve implementare le motivazioni. motivare. Posso implementare le motivazioni. Grazie, sindaco. Allora. Alla base del rapporto di collaborazione tra il sindaco e la giunta, la legge, proprio la legge, esprime nel TUEL una parola fiducia, parla di rapporto fiduciario e mette alla base, come ho detto prima, del rapporto di collaborazione, proprio perché il sindaco nomina liberamente gli assessori sulla base di un rapporto di fiducia che ha negli stessi. Venuto meno questo rapporto di fiducia con il vice sindaco,
ed essendo questo elemento essenziale per una stretta e proficua collaborazione, per questo motivo, ed essenzialmente per questo motivo, ho deciso di revocare la nomina del vice sindaco Elvira Serra. Non gli è consentito, consigliere. No, un attimo. Non gli è consentito. Me lo togliete un altro argomento, la prossima volta, promesso. Non glielo è consentito, non l'ho fatto con il consigliere Abate. E ricorda al sindaco che la dottoressa Serra ha preso 841 voti, espressione del popolo. Consigliere, e lei l'ha liquidata in un secondo, caro sindaco. Lei non sta rispettando questa assenza, consigliere. E non erano voti di... La dottoressa Serra, vergognatevi! Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Contrario Botticchio, astenuto? Caccamo. Per l'immediata, ci sta registrato sindaco? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Botticchio, astenuti. Ah, cioè, Russo, sì, Russo e Caccamo. Il Consiglio approva. Secondo punto all'ordine del giorno, surroga consigliere dimissionario Ciangiola e contestuale convalida dell'elezione a consigliere comunale del signor Coppola Salvatore, relazione il sindaco. A seguito delle dimissioni del consigliere Ciangiola, questo consiglio comunale propongo la surroga del primo eletto della lista Coppola che veniva a scalare dopo, il consigliere Salvatore Coppola. Quindi si chiede al consiglio di approvare la surroga per consentire al consigliere l'accesso in consiglio comunale. Grazie sindaco. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti, Caccamo, Botticchio. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrario, nessuno. Astenuti, Caccamo, Botticchio. Il Consiglio approva e invito il consigliere Coppola Salvatore a prendere posto tra le file del Consiglio Comunale. Auguro un buon lavoro al consigliere Coppola. Gli do la parola, consigliere. Se posso, Presidente, volevo a nome della Giunta e mio personale fare gli auguri di buon lavoro al consigliere Coppola, che saprà certamente con la sua esperienza ultradecennale illuminarci in questo consiglio. Prego, consigliere. Giusto due parole per dire anche l'appartenenza al gruppo. Signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri comunali, signori assessori, cittadini tutti, è con orgoglio che mi accingo a rivolgermi a ciascuno di voi dalla maggiore assise della nostra amata Agropoli. Un po' a sorpresa sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di consigliere comunale in sostituzione del dottor Ciangiola Emidio, che non conosco personalmente ma che mi risulta essere persona per bene e ottimo professionista. Questo privilegio, non vi nascondo, da un lato mi emoziona profondamente, dall'altro mi rende consapevole della grandissima responsabilità che questa carica mi comporta, rappresentare i cittadini e servire la nostra città. Ho già ricoperto per molti anni questo ruolo e oggi prendo di nuovo la parola in quest'aula consiliare per dichiarare in primis la mia appartenenza alla lista Coppola, lista nella quale mi sono candidato e nella quale, per coerenza verso me stesso e verso i miei elettori, intendo al momento rimanere, pur essendo iscritto da molti anni al Partito Democratico. Quest'Aula è il luogo del confronto sui problemi della città, sulle idee e sulle proposte, ed io in nome di questo compito mi impegnerò quotidianamente ad esercitare sia l'ascolto che il confronto, che in una parola rappresentano il dialogo, un dialogo onesto e leale. Ad un anno e mezzo circa dall'elezione, inizio questa mia
nuova esperienza istituzionale, con la carica e l'energia che mi contraddistinguono in tutto ciò che quotidianamente compio e principalmente nell'impegno sociale, che sento come una mia personale vocazione. Auspico che in questa Assemblea cresca sempre di più il rapporto di mutua relazione fra la componente e tutto il Consiglio Comunale. Spero e credo in una proficua collaborazione con il Governo della città, nella stima reciproca e nel rispetto delle regole che norme, statuti, regolamenti ci pongono per conseguire le nostre finalità insieme. Con grande umiltà spero sinceramente di essere un valido sostegno per le opposizioni, la cui delicatissima funzione è un prezioso equilibrio per mantenersi vigili e preparati sulle attività svolte dalla maggioranza. Maggioranza con cui sono certo di poter instaurare delle collaborazioni in progetti condivisi, per la quale mi auguro di essere uno stimolo per promuovere la comprensione e la condivisione di nuove idee. Non voglio fraintendimenti. Sarò un obiettivo controllore della maggioranza, censore delle idee sbagliate e non condivisibili e promotore dei progetti buoni, ma nel contempo un difensore dei cittadini tutti, sia di quelli che mi hanno accordato il loro consenso, sia di quelli che la pensano diversamente, ma verso di loro i quali io mi protendo all'ascolto. La democrazia si concretizza certamente nel confronto, ma anche nella collaborazione trasparente tra maggioranza e opposizione, e la sede di questo incontro-confronto deve essere solo quest'Aula. Rinuncio alle pratiche demagogiche e semplicistiche, di ricorso alla piazza o altre pratiche reali o virtuali che siano. Ho ragione di credere che tutto ciò non sia il mio modo di vedere la politica. Credo invece nel nostro ruolo istituzionale, la cui essenza sta nella capacità di svolgere la difficile opera di mediazione e di tramite tra i cittadini e le decisioni pubbliche. Agropoli e le sue frazioni e la sua gente ha bisogno di tutti noi. In politica esistono avversari, non devono esistere nemici. Da questo presupposto mi impegno a servire il nostro vivere civile e democratico con tre strumenti che porto sempre con me: la dedizione, la determinazione e la disciplina in ogni cosa che svolgo. Cari colleghi, i problemi da affrontare nella nostra città sono molteplici e complessi. Servizi, infrastrutture, occupazione, sicurezza, ambiente, sport. I cittadini hanno riposto in noi la loro fiducia affinché si cambi e personalmente credo che non vadano delusi. Ritengo altresì doverosa una maggiore attenzione verso il centro storico e le varie frazioni. Non sarò in alcun momento il consigliere solo di coloro che mi hanno votato e permesso oggi di sedere in quest'Aula in loro rappresentanza, ma avrò attenzione e rispetto per tutti e per tutte le posizioni politiche e metterò senza risparmio le mie energie al servizio della comunità. Considero quindi mio dovere morale impegnarmi per favorire la ricerca di linee costruttive per il bene comune, cercando di assumere un ruolo di garanzia e imparzialità nei confronti dei cittadini tutti. Inoltre vi invito a giudicarmi non per il colore politico, ma soltanto per la capacità e la determinazione che metterò nella realizzazione del bene comune. Un grazie di cuore e auguro buon lavoro a tutti noi. Grazie a lei, consigliere Coppola, e buon lavoro. Terzo punto all'ordine del giorno: aliquota imposta municipale, IMU. Conferma, assessore Modali Passi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche da parte mia mi preme fare gli auguri al neo entrato in Consiglio Comunale il Salvatore Coppola e al neo assessore Maria Giovanna D'Arienzo che sta qua vicino a me. Presidente, se lei mi permette, volevo chiedere al Consiglio l'unificazione degli argomenti 3 e 4, in quanto trattandosi di conferma di aliquote penso che si possa uniformare e fare un'unica votazione. Se... Facciamo una votazione, se siamo... Un'unica discussione e due votazioni. Ok, allora facciamo un'unica discussione, siete d'accordo tutti? Ok, prego. Sì, come preannunciato, in effetti per l'anno 2019 vengono mantenute invariate le aliquote per quanto riguarda l'IMU, l'imposta municipale unica, e per quanto riguarda la TASI, la tassa sui servizi indivisibili. L'aliquota è del
Per quanto riguarda l'IMU, sapete che sull'abitazione principale, la tassi, sia l'IMU che la tassi sull'abitazione principale sono esenti sugli immobili, sugli immobili ordinari del 10-60%. Per quanto riguarda, ci sono il nostro regolamento prevede delle agevolazioni per quanto riguarda gli immobili locati, gli immobili dati in uso gratuito a familiari e per gli immobili dedicati alle attività extra-alberghiere, per le quali l'aliquota è dello 0,76%. Per quanto riguarda la TASI, invece, rimane confermata l'aliquota dell'1,5%. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Prego. Buonasera a tutti. Questa sera non dovevamo essere qua per fare fede alla promessa mantenuta, siamo comunque venuti in occasione dei fatti citati poc'anzi, ovvero degli accadimenti che avete narrato, delle comunicazioni date dal sindaco. Non ho voluto dare una replica contestuale alla comunicazione del sindaco, ma lo spazio politico non ci può essere tolto per un commento che riguarda noi tutti, soprattutto quando si parla di aliquote di imposizione o di imposizione fiscale ai cittadini. Io sono venuto qua per fare una semplice domanda, tutti gli argomenti all'ordine del giorno, una semplice domanda all'assessore al bilancio, al sindaco se vorrà rispondere, molto semplice. Cioè, l'anno scorso chiesi una tabella riepilogativa tra tariffa o aliquota nazionale. Sapete che le aliquote comunali devono essere contenute in un range massimo minimo e i massimi e i minimi sono determinati dalla legge nazionale. Volevo sapere qual è il massimo e il minimo nazionale e qual è l'aliquota applicata dal Comune di Agropoli per tutte le aliquote che stasera si vanno a approvare. Questa sarà la semplice domanda, quindi varrà anche per gli altri successivi argomenti, in modo che chi ci ascolta lo sappia. Quindi questo è il mio compito stasera e se non fossimo venuti anche per la nobile causa dell'ospedale, non avremmo potuto sapere, fermo restando che se possibile quella tabella sul sito internet rinnovo la richiesta di poterla avere. Poi volevo continuare con una considerazione politica. Mi sono sempre impegnato per sostenere al massimo gli obiettivi programmatici per il bene e la crescita della nostra città di Agropoli. Città che amo e che da tante generazioni ospita la mia famiglia. Ho messo a disposizione la mia caparbietà, la mia ostinazione nel raggiungere obiettivi condivisi, il mio tempo e la voglia di fare squadra. Purtroppo le vicende negli ultimi tempi hanno fatto venire meno questi presupposti aggregativi che sono la base di qualsiasi attività, culminati con le dimissioni dei colleghi Cianciola, Pizza, consigliere ed è venuto consigliere meno anche quell'entusiasmo che ha fatto consigliere di qualsiasi Caccamo, mia non sta mancando di rispetto a questa assise, ma ecco, il consigliere Abate che è andato via. Io non gli consento non di andare fuori dalla proposta dell'ordine del giorno. Consigliere Caccamo, lo spazio e il mio intervento. Le regole valgono per tutte. Le regole sono che lei deve intervenire sulla proposta. Sulle aliquote. L'imposizione fiscale che diamo ai cittadini è figlia di questa impostazione politica. Io mi sento di condividere questa analisi politica, che non viene certo dall'opposizione politica, ma viene dal concittadino Carmine Nastro, coordinatore del progetto Coppola. Che l'amministrazione che guida avrà l'amministrazione modo e tempo città. In altri luoghi di manifestare il questo luogo per discutere, deve discutere per sulla proposta posta all'ordine del giorno. Ci rivedremo dove vogliate, ma questo è il luogo deputato per fare la politica e non voglio tornare a dire sempre le solite cose che veniamo accusati qua di esprimere delle opinioni politiche. Se non lo facciamo qua, dove altrimenti? Io mi sono sentito dire, ma come non va il Consiglio? Noi eravamo e siamo fermamente convinti di pensare che farvi opposizione a questo sistema è del tutto inutile, perché abbiamo provato con i numeri, con le opinioni, lavorando nelle commissioni, essendo propositivi. Io stesso mi sono anche preso le inimicizie politiche con il collega Abate. Gli ho dovuto dare ragione dopo un anno di tempo, perché purtroppo stasera, ad esempio, abbiamo l'argomento dei deors. Noi su quell'argomento abbiamo speso mesi del nostro tempo gratuito, anche noi consiglieri di opposizione siamo venuti alle commissioni, l'assessore lo sa bene, il precedente presidente della commissione commercio lo sa bene, visto che su questo argomento si è dimesso. E allora la nostra partecipazione politica oggi non può avere un senso, è questo che dobbiamo spiegare ai cittadini. Quando vedrete queste sedie vuote significherà questo, nient'altro. Grazie.
Vuole replicare, assessore Montalegre? Sì, voglio solo precisare che le aliquote che sono attualmente vigenti sono ormai da 7 anni, che sono sempre le stesse, quindi penso che siano ben conosciute dai cittadini di Agropoli. Comunque è stata mia premura e eventualmente pubblicarle quanto prima sul sito. Sono ben specificate anche nella proposta. Applicando il massimo da 7 anni a questa. Grazie. Passiamo ai voti. Chi è favorevole? Giustamente, come diceva il sindaco, non per tutte le categorie. Ci sono delle categorie in cui sono applicate il massimo, delle categorie in cui c'è una tariffa intermedia, non è. Ci sono anche delle categorie. Ci sono anche delle categorie, per esempio per le seconde case. Per le seconde nella case. Nella proposta ci sono le tabelle. Per le seconde case, per esempio. Ci sono dei casi in cui è applicato il massimo, quindi sono diverse situazioni. E non si può terminare dicendo si applica il massimo, tout court, perché non è così. Ti sto spiegando. Ci sono delle aliquote intermedie, delle aliquote, per esempio, io preparai questa tabella a suo tempo, il caso per esempio di seconde case. Venivano cedute in fitto, allora queste era giusto non applicare il massimo, ma nel caso di una seconda casa che è utilizzata come seconda casa vuol dire che chi ce l'aveva poteva permettersi anche di pagare il massimo. Nel caso invece c'era una aliquota di una seconda casa che veniva data in affitto, quindi cosa succedeva? Che tante seconde case date in affitto facevano abbassare la quota media degli affitti e questo avrebbe consentito quindi un abbassamento per i cittadini e per le giovani coppie di andare negli appartamenti. In questo modo noi, abbassando quell'aliquota, incentivavamo il grosso patrimonio immobiliare della città di Agropoli, che molto spesso è chiuso, non viene messo in affitto, non viene messo a disposizione della città, a favorire l'acquisizione da parte di altri cittadini che ne volevano affittare. È evidente che se uno è padrone di una seconda casa non la vuole affittare, la vuole rimanere solo per sé, allora probabilmente ha anche la possibilità di pagare l'aliquota massima. Invece quando la mette a disposizione della città e delle persone per poter consentire l'utilizzo, a quel punto noi abbiamo innescato un meccanismo di premialità abbassando quell'aliquota. Quindi ci sono situazioni studiate a seconda delle diverse tipologie di esigenze dei cittadini. Il concetto politico, se mi consente il Presidente, di brevemente replicare è un altro, però io capisco le ragioni e potrei anche condividerle nell'impostazione programmatica. Il concetto che voglio far passare è un altro. Da 7 anni a questa parte stiamo spingendo l'acceleratore delle entrate tributarie al massimo. Più di questo non possiamo chiedere ai cittadini per imposizione normativa. Se non ci fosse quel vincolo normativo probabilmente saremmo andati anche oltre. Probabilmente, non lo so, ma qua mi voglio fermare. Lo voglio comparare a quanto detto ieri sera. A dicembre noi non avevamo i soldi per pagare gli stipendi, per cui abbiamo dovuto ricorrere ai soldi che dovevamo dare alla provincia per poter elargire i servizi che altrimenti si sarebbero interrotti. Allora, da un lato abbiamo una criticità finanziaria. Gli stipendi ieri sera, cioè registrato. Non ho parlato di stipendi, ho parlato che sono stati utilizzati quei soldi per favorire il pagamento di fornitori, di servizi, non parlo di stipendi. Stipendi e fornitori. Noi non abbiamo parlato. Allora, abbiamo parlato di fornitori. Fornitori, quindi i fornitori che sono servizi, meno, i dipendenti dei fornitori, non è che sono meno aventi diritto. E per questo l'abbiamo favorito. Comunque, ad ogni modo, c'era una crisi di liquidità finanziaria, chiamatela come volete. C'è questa crisi e d'altra parte sulla pressione fiscale siamo già ai livelli massimi. No. Questo è il concetto. No. Vabbè, io credo che insomma le tasse le riceviamo tutti. Allora, la crisi di liquidità, caro consigliere, allora facciamo partire un concetto. Il comune di Agropoli si regge sulle entrate dei propri cittadini. Ok? Come tutti i comuni. Nel momento, e quindi è il calcolo della pressione debitoria nel nostro caso è media. Se confrontiamo le nostre aliquote o l'approccio delle nostre aliquote, TASI, TARI, IMU, e la confrontiamo con gli altri comuni, tendenzialmente rispetto ai comuni della costa
siamo più o meno, anzi rispetto a Capaccio siamo bassi in molti punti, rispetto a Castelbarlabate anche siamo più bassi, rispetto alla media dei comuni della provincia siamo sostanzialmente un comune intermedio. Ma il concetto della crisi di liquidità è dovuto al fatto che i cittadini, nonostante la pressione debitoria dell'ente sia una pressione intermedia, quindi media, né eccessivamente né bassa né alta, quindi media, che noi ci rivolgiamo alla popolazione media, che purtroppo però sta avendo una difficoltà, nel momento in cui io ho la crisi di liquidità, la crisi deriva dal fatto che i cittadini non pagano. Allora io ho due strade, o cerco di organizzare i pagamenti con più lentezza per consentire ai cittadini con più calma di pagare i tributi, oppure decido di fare una pressione maggiore sui cittadini e a quel punto potremmo essere più puntuali dei pagamenti. Ebbene, noi abbiamo chiesto uno sforzo ai nostri fornitori, abbiamo chiesto uno sforzo a tutti coloro che lavorano e abbiamo detto sarete pagati con un po' di pazienza. Ma l'unico obiettivo non era quello di mortificare i fornitori, era di consentire ai nostri cittadini di pagare un po' più calma le loro tasse. Quindi lei ora cosa mi consiglia? Mi consiglia di rafforzare la liquidità dell'ente aumentando la pressione sui cittadini o mi consiglia di continuare in questa regola che stiamo facendo noi di tentare di attendere il cittadino nel pagamento e quindi conseguentemente a cascata di pagare più lentamente i fornitori? Questa è la domanda. Certo, l'ho data al sindaco, la do anche a lei. Grazie. Come avremmo fatto? L'ho detto anche altre volte, prevenendo, avendo una migliore pianificazione. È chiaro che questa amministrazione segue le precedenti, perché se fosse una nuova amministrazione magari potevamo dare la colpa a quelle che erano venute prima. Però siccome è un continuous della precedente, è chiaro che io credo che una migliore programmazione, una migliore pianificazione delle uscite, magari più avvedute, risparmiando magari determinati tipi di investimenti, cercando di sacrificare quello che magari non era un bene essenziale, quindi con un'attenta prevenzione sostanzialmente. È chiaro che a danno fatto, io mi ritrovo con lei, è chiaro che tendenzialmente tendo a pagare gli stipendi, se posso concordare con i fornitori una dilazione di pagamento, se posso ottenere anticipazione di tesoreria o di liquidità anche da diverse fonti, ben vengono, non ci mancherebbe altro che vogliamo fermare i servizi, perché noi, le ricordo, viviamo in questa città, non è che gradiamo avere la spazzatura sotto casa, non è che gradiamo operai che imbracciano e non vogliono lavorare, perché vogliamo che i servizi vengano, anzi, come l'ho più volte detto, investiamo nei servizi e cerchiamo di rilanciare questa città. Ciò non toglie che, avendo, come dire, fatto la politica della cicala negli anni precedenti, oggi ci ritroviamo su questa mossa che lei sindaco si trova ad affrontare. Io ci mancherebbe altro, in questo le voglio, come dire, anche offrire il mio sostegno, però quello che, guardando al futuro, è quello che manca alle prossime amministrazioni, è quello di avere la possibilità di spingere su quell'acceleratore e far ripangiare altri tipi di investimenti. Questa è la cosa che volevo comunicare. Ma noi lo faremo, però voglio ricordare, Presidente Carlo, quella politica che lei definisce della cicala è stata ampiamente supportata dai cittadini con consensi, diciamo, che non devo ricordare io a livello dei consensi. Quindi probabilmente i cittadini volevano degli investimenti in città, volevano il palazzetto, volevano il cineteatro, volevano certamente. Quindi praticamente, e credo che, perché noi nelle campagne elettorali non abbiamo non detto quello che dovremmo fare, mi pare che abbiamo la questione debitoria o, come io la dico, di investimenti, è stata una discussione ampia nella campagna elettorale precedente, in quella che ora mi pare che i cittadini sono rinunciati, quindi probabilmente hanno apprezzato questa tipologia di politica, quella di investire per far crescere la città. Grazie sindaco, prego, l'assessore Mutarivasi. Volevo giusto precisare, ringrazio il sindaco che mi diciamo, ha fatto ricordare delle agevolazioni, ma io nel mio precedente intervento avevo fatto presente che l'aliquota per quanto riguarda gli immobili locati, l'attività era lo 0,70, quindi quando mi dicevi riferivo al massimo riguardavo l'aliquota ordinaria, riguardava l'aliquota ordinaria. Voglio anche inoltre ricordare, non avevo detto prima, che non è, per dire a onore della verità non sarebbe nemmeno il massimo, perché la legge attualmente con dopo 4-5 anni di blocco di aumento, la legge finanziaria di quest'anno avrebbe dato la possibilità agli enti addirittura di approfittare
della cosiddetta maggiorazione tassi di un altro 0,8%, quindi noi tra la somma tra l'aliquota IMU e l'aliquota tassi saremmo potuti arrivare all'11,4%, però su questo abbiamo soprasseduto. Avevo preparato una tabella di confronto tra l'aliquota che il sindaco forse già sapeva che l'avevo predisposta, e quindi voglio elencare ai cittadini, giustamente brevemente, il confronto tra il Comune di Agropoli, il Comune di Capaci e il Comune di Castellabate. Nei beni di società, nei beni strumentali per le società, gli immobili locati e quelli dati in uso gratuito ai familiari e per le attività ex alberghiere, mentre la somma dell'aliquota IMU e tassi del Comune di Agropoli arriviamo a 9,1 per mille, nei comuni che ho testé citato arrivano tutti al 10,6 per mille, quindi al massimo. Grazie. Posso? Allora. Prego. Restando in tema di spese e situazioni, diciamo, debitorie, io voglio leggervi due situazioni, anzi una. Il comune, il 2015, il comune di Agropoli, questa è una situazione debitoria dove si dovrebbe trovare anche la delibera, il comune ha sottoscritto un contratto dal 2015 al 2018 denominato piano incentivante alla Polizia Municipale, avendo ad oggetto il pagamento in favore degli agenti effettivi però, di un incentivo per l'attività di lavoro straordinario, cioè i vigili facevano un lavoro sovraccarico veramente, degli stessi compiuti nel periodo estivo. Infatti gli agenti nei mesi estivi si sottopongono a orari di lavoro intensi con la speranza, che oggi è vana, di ricevere i tali incentivi, perché sono 4 anni, 2015-2018, 30.000 euro anno, sono 120.000 euro, e vorrei la delibera, l'impegno di spesa, perché dove sono le delibere attuative contenenti gli impegni, consigliere Botticchio, questo voglio dire per far capire. Siamo che diceva prima il sindaco, dice no, facciamo tutto normale, però qua sembra consigliere Botticchio, che mancano queste. Conservi questa documentazione per possiamo, quando parleremo di bilancio, ok? In questo momento magari al segretario che la mette come atti. Ritiene lei opportuno, però quando sarà l'ordine del giorno del prossimo redigente se fa la verifica. Posso grazie. Spendere 50 secondi, se me lo consente, bonariamente, tranquillamente, dedicarlo alla vice sindaco che se ne andata. Non è possibile perché non perché l'ho fatto fare. Qui non è questione, non è all'ordine del giorno, non è all'ordine del giorno, la è prego. È un pezzo di maggioranza prego. Che va via. La prego. Perché? Perché fate così? La prego, perché consigliere. Passiamo ai voti. A me dispiace, però chi è favorevole al punto 3? Della proposta. È dittatura. È dittatura. Purtroppo è dittatura. Chi è contrario? Caccamo Botticchio. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrario? Caccamo Botticchio. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI, conferma 2019. Qui abbiamo già fatto la discussione, passiamo direttamente ai voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Caccamo Botticchio, astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrario? Caccamo Botticchio, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, quinto punto all'ordine del giorno, approvazione piano finanziario e tariffe, TARI, tassa rifiuti, anno 2019. Relazione all'assessore Mutaripassi. Sì, prima di introdurre l'argomento approfitto per ricordare ai cittadini che ci ascoltano che da lunedì prossimo, primo aprile, cambierà in modo la modalità di raccolta per quanto della nostra azienda concessionaria del servizio della SADME per la modalità di raccolta dei rifiuti, come è stato ampiamente pubblicizzato e specificato. Presidente, per quanto riguarda l'ordine dell'argomento, volevo chiedere la correzione di una cifra indicata a pagina 9 del piano tariffario, la lettera A, l'allegato A della proposta di delibera, in quanto c'è un mero errore materiale di riporto di una somma.
e vedo sia la somma per quanto riguarda i costi del Comune di Agropoli, la cifra totale, anziché l'importo di 705.601,37, l'importo di 645.601,37. Quindi chiedevo la giusto per precisazione. Ci sono interventi? Anzi, sulla tariffa sui rifiuti, più che altro sul servizio. È chiaro che oggi lo slogan è quello di agevolare la differenziata. Tutti vogliamo una, sia per etica ambientale, sia per poter risparmiare sulla spesa. Quello che mi preoccupa è che non ci sia un risparmio che corrisponda alla tariffa dei rifiuti. Mi spiego meglio. Se oggi il cittadino si impegna a fare una buona differenziata a casa, è chiaramente lodevole e da premiare dal punto di vista dell'etica e delle scelte personali. Quello che però il nostro comune non fa è riconoscere una premialità, e questo è già stato argomento di numerose discussioni anche delle commissioni, non riconoscere una premialità al cittadino che ha questa etica e questa buona volontà di fare una buona differenziata, perché è fondamentale, lo dico anche da tecnico del mondo dei rifiuti, è fondamentale una buona differenziazione nella sede domestica, perché altrimenti poi tutto quello che ne deriva è sicuramente una maggiore difficoltà tecnica e una maggiore chiaramente spesa per la stessa cosa. Quindi anche qua la domanda è quella del confronto con la tariffa, dalla tariffa massima, anche se qua non c'è massimo, perché è obbligo da parte del comune di coprire tutti i costi. È chiaro che noi dobbiamo puntare ad abbattere quel costo, per cui oggi viviamo anche qua in un potremmo dire una, se ci confrontiamo con i comuni peggiori di noi siamo messi meglio, però io direi il confronto facciamolo con chi è meglio di noi, chi non si sta meglio. Per esempio a Treviso pagano un terzo di quello che pagavano noi. Io non vorrei dire che domani mattina li usciamo, però abbiamoci verso quel cammino. Grazie consigliere. Assessore Montelipazzi. Sì, io avevo chiesto di votare. Sì, sì. Così chiamo primo il ma forse primo non ha finito l'intervento. Prego. Io no, pensavo che si votasse prima sulla modifica. Ok. Sì, sì, ben venga quello che diceva il consigliere Caccamo. Quello che lui chiedeva giustamente è una in questo caso non si parliamo più di tali, ma si tratterebbe di TIA, ossia di tariffa puntuale del servizio. Per fare questo occorrerebbe giustamente dotare ogni utenza di chip, di microchip, e quindi abbiamo fatto un'analisi che il costo in questo caso si incrementerebbe notevolmente. Poi voglio fare una precisazione: noi già l'anno scorso la legge aveva imposto che i comuni, quando approvavano il piano tariffario, le tariffe tali, dovevano fare un raffronto con quelle che sono i cosiddetti tariffe standard a livello nazionale. A livello nazionale lo Stato ha deliberato che la tariffa per lo smaltimento per una tonnellata di rifiuto prodotto dovrebbe essere di 294,64 euro. Però ha dato poi, ed è allegato, questo è l'allegato 3 della proposta di delibera, dove è specificato, a seconda delle regioni in cui viene svolta la raccolta, a seconda della distanza tra l'ente e il punto di raccolta e il punto di smistamento del rifiuto, a seconda anche di altri fattori, poi ci sono dei collettivi. E già l'anno scorso questo elemento rappresentativo, questo elemento di riferimento per il comune di Agropoli era di 416 euro a tonnellata, ma il comune, rapportando i costi complessivi rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, arrivava a un costo di 370 euro circa a tonnellata, quindi si avvicinava a quello che è il fabbisogno standard a livello nazionale. Per l'anno 2019 noi prevediamo che ancora questo gap tra il livello di fabbisogno standard nazionale e il livello di fabbisogno standard riferito al comune si riduca ulteriormente, perché da 370 euro il costo a tonnellata scende a 350 euro. Però
In questo caso però ci sta anche a fronte di una maggiore quantità di rifiuti prodotti. Alla fine di tutti questi discorsi, facendo poi in questo caso, applicando i coefficienti previsti per legge, possiamo affermare che per quest'anno non ci saranno variazioni nella tariffa, ci sarà anzi una qualche piccola riduzione di qualche euro per quanto riguarda le utenze non domestiche. Pertanto se ne chiede la protezione. Grazie. Assessore, passiamo prima di votare la delibera, votiamo la modifica che ci ha indicato. Sì, allora pagina 14 dell'allegato lettera. Allora, chi è favorevole alla modifica a pagina 14 dell'allegato A? Per l'importo di euro 705.601,37 da 645.601,37. Ok, chi è favorevole? Chi è contrario? Contrario Botticchio? Astenuto? Caccamo. Ok, mentre adesso votiamo sulla proposta. Così modificata, chi è favorevole? Chi è contrario? Botticchio, astenuti, Caccamo. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Botticchio, astenuti, Caccamo. Il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno, aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, anno 2019, relazione all'assessore Mutalipas. Sì, anche in questo caso l'aliquota dell'addizionale rimane invariata, ossia dello 0,8%, si chiede una modifica soltanto dell'articolo 5 del regolamento, ossia la riduzione della fascia di esenzione da euro 12.000 a euro 9.000, pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Beh, la domanda è qual è il massimo nazionale, l'ho detto prima, quindi credo anche per questa diciamo insindacabile, l'IRPEF non è soggetto da prima casa, seconda casa, l'IRPEF è una tabella. Prego, assessore. Sì. Allora anche in questo caso l'aliquota è lo 0,8, però mentre il Comune di Agropoli fino all'anno scorso aveva una fascia di esenzione di 12.000, quest'anno diciamo a 9.000, le posso dire che il Comune di Capaccio ormai ha anni che applica 0,8 senza differenziazione di è la stessa cosa per quanto riguarda, è un confronto con i comuni più vicini a noi. Sì, io mi rendo conto della vicinanza al Comune di Capaccio e ricorre l'obbligo chiaramente, però è chiaro che riesprimo il concetto di prima, anzi non sapevo di questa diminuzione della fascia di non applicabilità. Che significa? Mi permetto di spiegare se ho intuito bene, ma mi collego se sbaglio. Se un reddito fino a 12.000 euro l'anno scorso non pagava questa imposta, oggi invece per la parte eccedente 9.000 viene assoggettata. Mi rendo pure conto che magari esigua, cioè non vorremmo essere demagoghi, non vogliamo essere populisti, perché parliamo dello 0,8% sull'IBOI, che comunque rimane l'aliquota massima a livello nazionale. L'IRPEF è sostanzialmente un'imposta nazionale, circa 1% appunto ce lo prendiamo noi come comuni in tutta Italia, circa, però nulla vieta che potremmo addirittura abbassarla se ci fossero chiaramente i presupposti, ma qui mi ricollego all'intervento di prima. Per cui mi dispiace di questo abbassamento della soglia, quindi significa una maggiore imposizione fiscale, quindi chiaramente il mio voto sarà nel senso. Grazie. Passiamo ai voti. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Caccamo, Botticchio, astenuti, nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrario, Caccamo, Botticchio, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Settimo punto all'ordine del giorno, il Sindaco dà comunicazione su questa proposta. Prego, Sindaco. Questa è la proposta, l'ultimo punto dei De Ors. Sì, richiesto di ritirare l'argomento. Posso chiedere un Certo, prego. Ma volevo sapere, allora, siccome la cosa, devo dire la verità, ci ha sorpreso.
avere la convocazione di questo consiglio comunale con questo argomento già trito, lavorato, su cui siamo passati mesi della nostra attività consigliare, ritrovarcelo in consiglio comunale. Perché è una sorpresa per noi? Perché le altre volte l'argomento dei DEOS, che sono appunto queste strutture che sono fuori i locali, i bar, i ristoranti, strutture esterne, era stato argomento di discussione nelle commissioni consigliari, attività delle commissioni consigliari con cui anche noi dell'opposizione, ricordo l'ultima, assessore, converrà che abbiamo garantito il numero legale nella commissione di approvazione dell'ultima DEOS. Noi ci crediamo che il nostro comune possa avere un'immagine, anche grazie all'intervento dei privati, migliore. Non possiamo cedere chiaramente alle lusinghe, alle avanze, alle richieste da parte di singoli. Se vi è invece una richiesta collettiva che è venuta da una pluralità di componenti della comunità dei Agropoli che non ha gradito, non ha fatto, se magari già in questa sede potete chiarire cosa è successo e se, l'altra domanda, l'argomento verrà rimandato alla commissione competente. L'argomento non tornerà in commissione perché si tratta di alcune modifiche di cui la commissione già parlò, ma che ci siamo accorti poi nell'applicazione del regolamento stesso, che furono cose di cui parlammo che poi non sono state inserite nel regolamento. La prima riguarda la possibilità che nell'allegato tecnico al regolamento, io non l'ho portato proprio perché non siamo riusciti a organizzare la proposta in maniera rapida, ce ne siamo accorti quando sono arrivate le proposte. Nella legalità tecnica manca una parte della legalità che fa riferimento alla possibilità di montare anche dei gazebi. Se ricordate c'erano diverse possibilità, quella degli ombrelloni e quello di gazebi. Quando abbiamo mandato la legalità tecnica quest'altra possibilità non c'era più. Quindi non facciamo altro che aggiungere questo che era già stato l'evento di discussione della commissione. Non c'era la legalità da questa parte. E in più un'altra cosa che abbiamo verificato. Quando è stato messa nelle piazze o nei luoghi dove c'è più spazio e le distanze sono maggiori, permaneva il blocco della grandezza del DEOS a 40 metri quadrati, che era la misura tipo rispetto a tutta una serie di spazi che più o meno si contraddistinguono. Ma per esempio c'erano diversi casi che poteva essere, per esempio, quelli di piazza Vittorio Veneto, dove c'è maggiore grandezza con negozi con più vetrine, che vi viene tolto la possibilità di mettere un po' di più di spazio proprio perché la loro condizione li consentiva. Quindi questo blocco a 40 metri avrebbe impedito, c'è un caso del Baranna per esempio, per parlare di casi concreti, loro hanno più vetrine ma con i 40 metri non era possibile arrivare. Loro hanno una concessione una valida di 70 di 80 storica, 6x18, 5x18. Stesso caso il caso di Alfonso De Angelis, l'Arco di Noè, loro hanno una concessione storica che è più grande di 40 metri, quindi quel blocco a 40 metri avrebbe costretto queste attività che storicamente hanno sempre avuto e pagato naturalmente quella concessione la possibilità di riaverla. Considerato il fatto che in piazza Vittorio Veneto gli spazi sono completamente diversi rispetto al corso, rispetto al centro storico, la modifica era di togliere per quei casi particolari questo blocco a 40 metri come grandezza. Queste sono le sostanziali, quindi si tratta non di modificare il regolamento nella sua logica perché già ha avuto una vita travagliata e comunque alla fine ha ottenuto un voto e una collaborazione da parte della maggioranza e dell'opposizione, ma soltanto di modificare, di aggiungere lì una tipologia che era stata discussa e poi rimasta fuori e di togliere e di sbloccare questa possibilità a aziende che storicamente hanno sempre avuto una superficie maggiore che oggi veniva praticamente tolta. Posso intervenire? Prego. Non parlo che mi è lasciato la sera, non parlo, dell'argomento. Siete conviccio, io questo, ci sono televisioni che la ascoltano quando lei vuole. Tra l'altro Celendo Channel, al termine del Consiglio Comunale, credo non avrà nessuno per ascoltare tutto quello che ci vorrà dire. Ci sono mezzi di comunicazione che non ci sono mai stati nella storia. Quindi lei può comunicare le sue sensazioni, positive o negative, a chi che sia. Non qua, si tratta, il Presidente è soltanto applicato per questo Consiglio Comunale questa regola.
non si vuole impedire a lei di raccontare e dire tutto quello che vorrà. Peccato che le regole si potevano applicare in tutto, però è peccato che vi ricordate quando vi fa. A termine della sessione, cioè Cilento se ne si mette e sta tutto il tempo. Ma sembra che è andato a casa un gatto, era un vice sindaco. Sì, oscurantismo. Consigliere, non esiste, non può esserci l'oscurantismo oggi. Stiamo parlando di persone, la prego consigliere. Siete uniti e combatti, ma voi siete ancora più uniti, a me fa piacere, io faccio anche uniti. Racconterà le sue verità quando vorrà, anche per tutte le 24 ore dopo il consiglio. Ma sindaco, la prego, concludiamo perché la proposta è stata da lei. No, volevo parlare delle Deos, volevo parlare. Voi immaginate la città di Agropoli, non ha un assessore al commercio. C'era Monica Pizza che aveva la delega a commercio, cioè mi ricordo che si parlava di un progetto dei Deossi. Oggi giustamente il sindaco ha portato delle attenzioni, degli accorgimenti. No, questo per farvi capire come agite in tutto e per tutto solo tra di voi, proprio ristrette. A voi non me ne frega niente, tanto se ti metto uno viene un altro, a voi non mi interessa niente. Sai cosa resto stupefatta di voi? Come vivete queste situazioni con normalità e tranquillità. Io, sapete, mo lascio il consiglio che me ne vado, io qua dentro vivo due cose, la mancanza di umanità e la mancanza di legalità. Quindi vi saluto e buona sera. Non glielo consento, basta, per lascio favore. E me ne vado. Allora, innanzitutto non c'è stata nessuna, e lo rivendico questo, nessuna amministrazione come questa che ha incontrato associazioni, commercianti, ha spinto alla creazione di organizzazioni sindacali dei commercianti e degli operatori turistici, le ha incontrati decine di volte, a detta dei commercianti. Nessun sindaco ha fatto decine di incontri come ho fatto io, con tutti. E lei mi viene io, sa qual è il difetto mio? Non lo voglio riparare con lei. E non se ne vede purtroppo, io non lo ammetto, ho difetti, anche io ho i miei difetti. Ma sa perché? Perché lei non ha la disponibilità di discutere. Lei ha una visione unilaterale e porta la vita sua. Parlo con tutti io. E sono testimoni commercianti, sono i testimoni, però nel suo atteggiamento, soltanto diffamatorio, di continuo diffamatorio, non mi consente di avere un rapporto sereno con lei. Perché lei non le consente di parlare di me, della mia onestà, della mia rettitudine, della mia famiglia, va bene? Non glielo consento e non si permetterà più di dire queste cose. Qua si offende la dignità delle persone in maniera così blanda, come se non fosse niente. Si divide una vita per costruire una propria dignità e non gli è consentito a lei, in nessun paese, in nessun contesto, di offenderla. Hai capito? Io mi voglio dire di mia, della mia famiglia, di mio padre, di mio nonno. Lei dice, ha detto fino a poco qua, che ha vissuto qua, così che ha vissuto qua. Tutti abbiamo vissuto qua. E viviamo, stiamo faccio con la gente. Era da finire con questo atteggiamento, perché è vergognoso. Io non posso più accettare di essere chiamato ladro, che mi faccio i fatti miei. Ma come si permette? Io vivo della mia dignità, mio, della mia famiglia, dei miei figli. E non posso consentire che persone come lei fanno un continuo di diffamazione. Non glielo posso consentire, perché se domani qualcuno va a dire a mio figlio, tuo padre ha detto quella, non glielo consento, che ho io dei figli e devo essere un esempio per loro. Quindi la smetta di continuare a diffamare, a utilizzare parole così, solo per tagliare la bocca. Ragioni quando dice certe cose. Grazie sindaco, passiamo ai voti per il ritiro della proposta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuto? Caccamo. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Caccamo. Si concludono gli argomenti, vi auguro una buona serata.